ciò che è già avvenuto e sono i motivi di fondo del perché è il business che può andare. Non c'è stato solo il sovravvento del capitalismo finanziario. È un paradosso il fatto che in Italia costi di più il lavoro a tempo indeterminato e costi molto di meno il lavoro precario. È un paradosso, il lavoro flessibile deve avere un costo maggiore rispetto al lavoro a tempo indeterminato che invece deve essere più vantaggioso. È un vantaggio per il lavoratore, ma in fondo è un vantaggio anche per il datore di lavoro avere rapporti di lavoro più stabili. Noi avevamo cominciato quel percorso, nel 2006-2008 si era cominciato a riequilibrare, ad abbassare le tasse del lavoro sul contratto a tempo indeterminato e a rendere invece più pesante l'onere sui contratti flessibili per incentivare il contratto a tempo indeterminato. Quel percorso è stato interrotto. Noi abbiamo intenzione di riprenderlo perché soltanto rendendo più vantaggioso il contratto a tempo indeterminato si crea una società più solida e si crea soprattutto maggiore produttività, che è il vero limite del nostro paese. La pratica politica, cioè nella capacità di il lavoro per i giovani sarà l'ossessione del centrosinistra e sarà il primo grande intervento sul quale il futuro governo di centrosinistra, dopo l'auspicata fine di questa legislatura, metterà la centralità. Che sono la politica e l'economia. Penso che non bisogna solo pensare.